non finisce mai di stupire l'avventura dell'Arezzo Calcio femminile, che dopo aver chiuso il 2017 con il 3-0 rifiutato alla Novesi, diretta concorrente per la salvezza, e quindi confermato il secondo posto in classifica, inizia il nuovo anno con l'ingresso in società dell'imprenditrice Arianna Paperini, nuova proprietaria dell'Arezzo Calcio femminile, ma con Chiara Tavanti confermatissima nel ruolo di presidente. Tornando al campo, al centro sportivo Giunti di Arezzo, per la prima dell'anno, ultima giornata del turno di andata del campionato di Serie B, arriva l'amicizia alla Gaccio. Aterini va a cercare verticalmente Razzolini, arriva il pressing di Razzolini, recupera palla Razzolini, Razzolini, palla al centro verso Carta, e il gol! E il gol di Carta, Isabella Carta, trova il gol che sblocca l'incontro. All'undicesimo minuto del primo tempo, per Carta è la nona rete stagionale, grandissimo l'assist però di Razzolini, che vede il movimento a tagliare dentro l'area di rigore di Carta, la serve, Carta con il piattone spedisce la palla in rete, dunque quando siamo all'undicesimo l'Arezzo si porta in vantaggio sull'amicizia Lagaccio grazie al gol di Isabella Carta. Aterini, testa alta, va a cercare Moscia, il colpo di testa da allungare per Di Fiore. Il pressing su Bonissone, attenzione a Carta, prima palla, Carta! 2-0 dell'Arezzo! Isabella Carta trova il decimo gol stagionale! La palla arriva nuovamente sui piedi del numero 19 dell'Arezzo, Moscia. L'altro cross per Razzolini, 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 3-0! 3-0 dell'Arezzo e undicesima gioia stagionale per Costanza Razzolini. Razzolini che chiude l'incontro, possiamo dirlo, il 3-0 è un stato molto pesante per l'amicizia Lagaccio. Il tocco per Aterini, posizione regolare, ancora Aterini, verso il centro, Aterini, tocco per Baracchi, Baracchi! E arriva anche la quarta rete dell'Arezzo, con Carolina Baracchi! Quarto gol dell'Arezzo e prima rete stagionale per Baracchi. Moscia va a cercare Baracchi, la trova, ancora Baracchi, se la porta sull'esterno però, riesce a rientrare, Baracchi, il tocco per Di Fiore, ok Di Fiore, può girarsi, Di Fiore, arriva il 5-0 di Di Fiore, arriva il 5-0, quinta rete dell'Arezzo e quarto gol stagionale per Di Fiore. Dunque ecco la giocatrice numero 11, si regala una gioia personale. L'azione, Baracchi si porta sulla, si definisce sulla destra con la sfera, una finta per diventare l'avversario, palla al centro e Di Fiore, di piattone, riesce prima a liberarsi l'avversario e poi a trovare la quinta rete dell'Arezzo, la sua quarta stagionale, quando siamo al 24esimo minuto del secondo tempo. Razzolini intanto, si rimane sulla destra, ancora Razzolini, testa bassa, Razzolini costa al centro, c'è Verdi! 6-0 dell'Arezzo con Laura Verdi! Primo gol stagionale anche per Laura Verdi, triplice fischio. L'Arezzo porta a casa questi tre punti con il 6-0 su amicizia Lagaccio. Una gara mai messa in discussione da parte della squadra di cassa, che ha controllato dal primo al 90esimo minuto. Per l'Arezzo torniamo sui gol, doppietta di Carta nel primo tempo, nella ripresa Razzolini segna il 3-0, poi 4-0 di Baracchi, 5-0 di Fiore e 6-0 di Verdi. Max Lorenzini, si è chiuso oggi il girone di andata con Arezzo che conferma il secondo posto con 33 punti. Ti aspettavi un girone di andata a questo livello? No, probabilmente no. Diciamo che a questo punto del campionato il bilancio è molto più che positivo. Abbiamo conquistato 33 punti sui 42 disponibili, quindi credo che già di per sé questo faccia capire la bontà del lavoro delle ragazze. Ecco, quest'oggi parliamo della gara di oggi contro amicizia Lagaccio, un 6-0 che ha fatto vedere ciò che Arezzo è in grado di fare quando tutto gira al meglio. Esatto, proprio quello. Se le ragazze affrontano le partite con la giusta concentrazione, determinazione e umiltà e non si lasciano condizionare magari anche dalle cose che in questi giorni stanno succedendo, no? Allora possono veramente fare delle cose eccezionali che si vedono poi raramente nei campi di calcio. Adesso domenica, prima giornata del turno di ritorno contro la Lucchese, un derby, ti aspetti che diano il massimo come oggi ragazzi? Sì, mi aspetto che affrontino la partita col giusto spirito, dobbiamo puntare a vincere il più possibile, poi dopo vedremo un po' a fine campionato dove saremo,
Però ecco, sono molto soddisfatto. Siamo qui con Arianna Paperini, nuova proprietaria di Arezzo Calcio Femminile. Quest'oggi è la tua prima volta allo stadio qua ad Arezzo. Che partita hai visto? Che Arezzo hai visto? Ho visto un Arezzo in gran forma, le ragazze tutte hanno dato il massimo fino all'ultimo minuto e dire che sono soddisfatta è poco. Ecco, in vista futura, quali sono i prossimi progetti o impegni che si è data per questo Arezzo? Il primo, la casa, il più grande. E poi abbiamo l'obiettivo di mantenere la categoria o andare direttamente in A, che sarebbe il premio più grande, insomma. Ecco, la settimana si è parlato anche un po' della trattativa, vogliamo raccontare un po' come è nata il tuo avvicinamento a Arezzo Calcio Femminile? È nata che Chiara Tavanti mi ha cercata e mi ha fatto innamorare della sua squadra e è nata questa passione fortissima e sono qua. Siamo qui con Carlotta Moscia, nuovo acquisto dell'Arezzo, proveniente da Luserna. Innanzitutto ti chiedo come ti trovi qua ad Arezzo? Assolutamente benissimo, sono arrivata da poco e mi sento già parte della famiglia Arezzo e questa è la cosa più bella in assoluto, ecco, di cui avevo bisogno. Abbiamo visto quest'oggi anche una tua grande prestazione che ha aiutato Arezzo nel portare il risultato sul 6-0, è stata una partita in cui tutto ha giocato per il meglio. Campo pesante, però per me la cosa più importante quando entro in campo è essere soddisfatta a fine partita ed essere consapevole di aver aiutato la squadra.